Anche quest'anno è stato un successo organizzativo di partecipazione la 6 giorni di Curinga, la ultramaratona che ha permesso di poter conoscere il territorio curinghese con le sue bellezze naturali, i suoi monumenti e le sue chiese, come la Pineta a Mare, le Terme Romane, il Monastero Basiliano di Sant'Elia e il Platano Millenario, l'oasi naturalistica di Rollo. La 6 ore nel centro storico di Curinga ha visto gli atleti impegnati dalle 18 a mezzanotte, supportati da un pubblico festante. Molto gradita la ormai mitica pasta e fagioli offerta dalla associazione per Curinga alle 2 di notte, che ha ripagato gli atleti dopo una giornata di grande fatica. Molte anche le altre iniziative culturali a margine delle gare, tra teatro, convegni, presentazione di libri, un tour de force che ha coinvolto tanti giovani ed associazioni che hanno saputo ben gestire una macchina complessa, qual è stata tutta l'organizzazione, con in testa l'atletica Avis Curinga, che ha visto il suo presidente Giovan Battista Malacari tra gli atleti in gara. 12ª edizione di questa che si può definire una ultramaratona. È un'ultramaratona, non è che dicevo proprio, perché le gare oltre 42 km sono ultramaratone, e questa sono 12 anni che abbiamo questa ultramaratona. È una gara riconosciuta dalla federazione? È una gara a livello nazionale e internazionale. Considerate che noi siamo sul DUV, che è un sito internazionale di istituto tedesco, e in questa edizione abbiamo una ragazza nigeriana che viene, un indiano che ha corso, perché noi abbiamo fatto anche Sette Bello, ha corso fino a ieri e poi è partito, abbiamo un ragazzo lituano, abbiamo una ragazza moldova, quindi una ragazza bulgara, quindi abbiamo anche dei concorrenti che vengono ogni parte d'Europa, perché noi siamo riconosciuti, sono 11 anni che abbiamo il riconoscimento della Label, che è un riconoscimento internazionale per la qualità del percorso, dei servizi e di quant'altro. E c'è, le fasce d'età sono varie, dalla più giovane alla più anziana, diciamo così. Sì, c'è una classifica assoluta e poi una classifica per categorie. Da questo punto di vista, la partecipazione è sempre stata numerosa e quest'anno si conferma. Sì, noi abbiamo un trend intorno a 120, 130, 110, dipende dalle annate di partecipanti. La cosa più bella è che vengono da ogni parte d'Italia, anche dall'estero, e quindi siamo contenti di questa. Ed è anche un circuito interessante dal punto di vista paesaggistico. Sì, è interessante perché gira tutto il centro storico di Curinga. E poi non da noi, ma è stata definita la nazione più bella d'Italia per l'accoglienza della gente, per il percorso e per tutti i servizi che offriamo.